3 marzo 2012, siamo a Pescara, Gianni Colacione, in occasione del congresso dell'Associazione Radicali, Radicali Abruzzo. Siamo in compagnia di Andrea Granata, che ha partecipato a tutto quanto il congresso, a tutto il dibattito congressuale. De Granata è anche membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Gli chiediamo appunto come è sembrato, poi anche lui è intervenuto nel dibattito, come gli è sembrato appunto il dibattito? Il dibattito è il dibattito di un'associazione territoriale, l'Associazione Radicale Abruzzo, che come spesso capita, io faccio parte della Associazione Radicali Marche, sono stato il segretario fino allo scorso anno, si dibatte con quello che è il problema del modo di operare, il modo di agire, il modo di incidere sulla realtà politica locale. E in questa occasione ho potuto ricordare quello che probabilmente è un aspetto poco considerato e soprattutto di cui sui mezzi di informazione non si parla, cioè dello schiaffo che la politica locale in quanto tale sta subendo da questo governo tecnico, che a differenza di altri governi che non tecnici come quello italiano, ma che comunque sono stati condizionati a reagire da questa crisi economica di livello planetario, ha fatto delle scelte che hanno chiaramente penalizzato la politica locale. Io ho ricordato che in Francia, in Germania, in Spagna ci sono stati degli incrementi sostanziosissimi in periodi di crisi e di trasferimenti dallo Stato centrale agli enti locali. Viceversa, in Italia non solo questi trasferimenti ci sono stati, ma ci sono state delle opzioni normative che hanno ulteriormente penalizzato l'ente locale in quanto tale. Questo nasce dal fatto, dalla considerazione che credo purtroppo sia condivisibile, che la politica locale così com'è non è affatto affidabile. Per cui un governo tecnico di un paese commissariato individua proprio nella politica locale forse il vero ventre molle della politica italiana. Andrea, tu sei anche membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, quindi in qualche modo ti interessi anche di tematiche nazionali. In questo caso, vabbè, sei qui a un congresso di questa associazione locale, ma insomma al Comitato di Radicali Italiani appunto si parla di queste tematiche. È un momento politico particolare in Italia, con Monti appunto stiamo assistendo a un tentativo di riforma, riformatore, con le liberalizzazioni e dei provvedimenti appunto economici abbastanza importanti, oserei dire. Su questo hai da commentarci in qualche modo? Dunque, io mi sono reso primo firmatario al congresso dei Radicali Italiani di una mozione per impegnare gli organi del partito a promuovere il bilancio in forma consolidata presso gli enti locali. Adesso non sto qui a spiegare cos'è questo bilancio in forma consolidata, ma si tratta di una declinazione del principio della trasparenza. La trasparenza è un concetto spesso evocato che io ritengo vada coniugata con l'efficienza, ovvero non è necessario sapere tutto, ma è necessario sapere che la pubblica amministrazione sia trasparente lì dove c'è un effettivo interesse alla trasparenza. In questo senso io mi occupo di quello che è il problema delle società in house, diciamo dei servizi pubblici locali e quindi delle società che li gestiscono. Ci sono dei piccolissimi accorgimenti che sono di trasparenza che probabilmente costringerebbe il sistema ad essere più efficiente. Faccio dei velocissimi esempi, il più semplici possibile. Una cosa che potrebbe avere un effetto veramente rivoluzionario sarebbe quello di mettere negli scontrini, nei biglietti dell'autobus, nelle fatture del servizio idrico, una dicitura in cui si dice, oggi siamo nel 2012, ecco, nel 2011 il 70% del servizio è stato pagato con le tariffe, il 30% con la fiscalità generale. Nel 2011 noi ci riproponiamo di migliorare o modificare questa proporzione. Questo costringerebbe ad un controllo da parte di tutti i cittadini, assolutamente semplice: la percentuale di tariffa che copre il servizio, la percentuale di fiscalità generale, che consentirebbe un controllo
assolutamente semplice, assolutamente non populista e assolutamente inoppugnabile, e quindi probabilmente introdurrebbe quei criteri di merito e di responsabilità da parte degli amministratori delle aziende e da parte degli amministratori locali che li nominano, che purtroppo manca e che purtroppo invece è in un caldino di un dibattito drogato da ideologismi e da discorsi che probabilmente poco hanno a che fare con quello che è il vero problema, l'efficienza del servizio, che è un dato oggettivo e che è un dato che dovrebbe rendere indifferente il tipo di gestione pubblica o privata del servizio. Quando i conti tornano, che sia il privato o che sia il pubblico a gestire quel servizio, a mio parere è assolutamente indifferente. E noi dovremmo provare, magari con iniziative, adesso magari non c'è il tempo, ma con iniziative che si possono fare abbastanza semplici e tutto sommato low cost, a provare a sgretolare un attimo questo muro di gomma che c'è intorno alle liberalizzazioni. Ringraziamo Andrea Granata, gli do appuntamento ovviamente sul web con queste interviste. Grazie ancora. Grazie a voi.